La storia è quella della famiglia Madson, che si è trasferita a Siracusa con i loro 4 figli. I bambini iniziano ad andare a scuola e cominciano i primi problemi. Se all'inizio i genitori pensavano che dovevano semplicemente ambientarsi, successivamente la situazione è degenerata, tanto che la famiglia finlandese ha deciso di trasferirsi in Spagna, dove avevano già vissuto in precedenza. La mamma dei piccoli alunni, in una lettera, ha spiegato i motivi della decisione. La giornata scolastica si trascorre sulla stessa sedia dalla mattina fino a quando non si ritorna a casa. In Finlandia gli studenti hanno una pausa di 15 minuti tra una lezione e l'altra e lasciano l'aula per giocare insieme nel giardino, mentre uno o due insegnanti li tengono d'occhio. La Finlandia si rende conto dei benefici di bambini che si muovono, giocano, urlano e corrono all'aperto per liberarsi dell'energia in eccesso e prendere aria fresca, così da ottenere migliori risultati a scuola. Un altro problema che ho notato è che com'è possibile pensare che possano essere funzionali gli innumerevoli adulti che corrono a scuola ogni mattina e ogni pomeriggio? Il caos totale del traffico è pratico per le famiglie? In Finlandia i bambini di 7-12 anni vanno a scuola da soli, usano la bicicletta o vanno a piedi e se abitano a più di 5 km dalla scuola possono andare con l'autobus della scuola. Pranzano a scuola, poi tornano a casa da soli. Volendo, il bambino può andare in un altro posto, come un club pomeridiano, fino a quando i genitori non lasciano il lavoro. Il parere di un ex provveditore. Dice Mario Maviglia, ex provveditore a Brescia. Nulla di nuovo sotto il sole. Ricordo il caso di una ragazzina finlandese di 16 anni che qualche anno fa aveva trascorso un anno in un liceo bresciano. L'espressione più ricorrente per commentare la sua esperienza era «It's terrible». E si trattava di un liceo che ha ancora una buona fama nel territorio. Le critiche che faceva la studentessa finlandese erano svariate. Al mattino all'ingresso, in aula, sembravano tutti arrabbiati, a momenti neanche ti salutavano. Troppa competizione tra gli studenti, troppo lavoro individuale, non c'è lavoro di gruppo, non c'è cooperazione e ognuno bada a sé, troppi compiti a casa. Il punto di vista di una pedagogista. Sono le neuroscienze a dare ragione alla madre finlandese, afferma Cinzia Mion, ex dirigente scolastica, pedagogista e formatrice. Noi oggi sappiamo che il movimento facilita l'apprendimento. Attraverso la tecnica del brain mapping si è notato infatti che le aree del cervello coinvolte nelle attività scolastiche sono le stesse usate per il movimento, saltare, tirare la palla, eccetera. Da ciò si evince che il movimento e il gioco libero favoriscono lo sviluppo delle connessioni neuronali. Importanti appaiono perciò le pause tra una lezione e l'altra, all'interno delle quali favorire il gioco libero. Altrettanto rilevanti saranno inoltre anche le attività psicomotorie che non interrompono la continuità delle attività scolastiche, ma inseriscono movimento e gioco all'interno di essa. Oggi più che mai, dopo i mesi di quarantena, teniamolo presente. Un altro suggerimento va inoltrato alle università che curano la formazione iniziale dei docenti. Tenete presente la scissione quasi schizofrenica che purtroppo affligge il corpo docente italiano, per cui un conto è la teoria e un conto è la pratica. Se tale scissione non verrà accuratamente presa in carico con un tirocinio lungo e significativo, tale da estirpare didattiche tradizionali subite nel proprio percorso scolastico, queste saranno destinate ad essere riprodotte all'infinito, insieme alla rincorsa dei contenuti dei vecchi programmi, antecedenti alle indicazioni e alle linee guida. Provate a far rielaborare loro il lutto per la perdita del programma e per dover abbandonare il libro di testo considerato ancora come un breviario. La scuola oggi deve soprattutto insegnare a pensare, non solo a riprodurre il pensiero di altri.